Mister, complimenti per questa vittoria, una vittoria sofferta, visto che nel primo tempo abbiamo faticato, riuscendo ad ingranare dopo il quarto d'ora della ripresa. Facciamo un'analisi della gara. Ma l'analisi della gara è che più tutti siamo stati bravi ad aver pazienza, perché loro durante il primo tempo si sono difesi bene, si chiusi bene, ripartivano anche se non ci hanno mai creato grosse difficoltà. E poi perché il fatto che purtroppo oggi avevamo tantissime assenze e ho dovuto per forza di cose modificare l'assetto tattico della squadra, spostando dei giocatori magari un po' fuori ruolo, perché a livello numerico, specialmente per quanto riguarda gli under, non è che ne avevamo tanti. Per cui diciamo che l'inizio è stato un pochettino più complicato del dovuto, però ecco, appunto nella ripresa con qualche correttivo in più e anche con l'ingresso di un giocatore per noi importante che è Pasco, che ci ha dato più profondità e più fisicità, siamo riusciti, senza nulla togliere per carità a quelli che sono usciti, siamo riusciti a dare quel qualcosa in più alla squadra che poi ci ha permesso di vincere nell'ultima mezz'ora in una maniera abbastanza agevole. Oggi c'erano assenze importanti, tra cui Emanuele Mancini, Emiliano Dominici, ma anche Mattia Cupelli, che è il 97, che ha giocato sempre titolare l'anno scorso. Ma facciamo comunque un plauso a questi giovani che si sono comportati benissimo. Ovviamente abbiamo avuto le conferme dei grandi, quindi di Petroccia e Gallaccio, che sono andati in gol, ma i giovani sicuramente hanno impressionato tutti. Guarda, Gatti è arrivato giovedì, per cui se pensi che giovedì è arrivato giovedì, lui ha fatto la preparazione dopo Ferragosto. Un giocatore che l'ho messo in campo per forza e per amore, perché non avevo altri. Con l'infortunio che avevamo di Cedric, con l'assenza per squalifica di Colacchi, che erano i 2,98 che avevamo provato fino ad oggi, purtroppo abbiamo dovuto metterlo in campo dal primo minuto, poi ci ha ripagato anche con un gol, per cui meglio così. Però questo è un sintomo di che dobbiamo lavorare di più, perché durante l'arco della settimana con lui non abbiamo mai provato e giocato. E anche per quanto riguarda Palmieri, che tutti quanti sanno che è un terzino di ruolo, io ho dovuto fargli fare l'esterno di centrocampo, perché appunto a livello di under eravamo messi abbastanza male. Anche con i grandi c'ero tanta assenza, ma con i grandi il problema non c'è con Alagregas, non mi preoccupo assolutamente, perché oggi, pur mancando dei big che tutti vorrebbero avere, siamo riusciti a mettere non solo in campo sette giocatori grandi importanti, ma anche fuori ne avevamo altri tre che nel momento in cui sono entrati hanno detto la loro in una maniera importante. Con la squadra che abbiamo allestito quest'anno, quali pensa che possano essere gli obiettivi stagionali? Noi ci dobbiamo migliorare su quello che abbiamo fatto lo scorso anno e questa è la prima cosa. Diciamo che questa è una società in miglioramento, in netto miglioramento, sotto tutti i punti di vista. Per cui vediamo un attimo noi non ci poniamo limiti su quello che può essere il nostro campionato, perché non è che abbiamo l'obbligo, come magari potrebbe avere altre due realtà, di dover vincere a tutti i costi. Sicuramente giocare contro di noi non sarà facile per nessuno, ecco, questo deve essere il nostro obiettivo principale. Poi più alti arriviamo e meglio sarà. Grazie. Allora, Matteo, complimenti per questa partita, per la gara disputata. Come gli altri tuoi compagni giovani, non hai disdegnato questo esordio in eccellenza, dove è arrivato anche un gol. Cosa ha significato per te questo gol e c'è qualcuno a cui vorresti dedicarlo? Allora, è la prima partita che faccio in una categoria così, comunque io arrivo dal Savio, facevo comunque gli allievi e comunque fare questo salto di qualità è stato molto importante. Il gol comunque lo dedico ai genitori miei perché comunque mi supportano tutti i giorni, mi portano agli allenamenti e ringrazio loro. Ok, per te questa è un'esperienza tutta nuova, nonostante hai un'esperienza in una delle migliori società laziali nel panorama appunto delle categorie giovanili. Che cosa ti aspetti da questa stagione e quali sono i tuoi obiettivi personali e calcistici? Comunque, prima di tutto ci sta la squadra, comunque io mi metto a disposizione della squadra e mi alleno per dargli una mano. Loro comunque mi hanno molto aiutato anche in questa partita, prima della partita, comunque il capitano, il vice, tutti mi hanno aiutato per affrontarla nel migliore dei modi e niente,
spero di arrivare con la squadra più in alto possibile. Grazie Matteo.